Antonino Mollica, tecnico della squadra del Santa Domenica Vittoria, avete giocato bene per 70 minuti, poi vi siete disuniti un istante, avete preso il primo gol e poi è arrivato purtroppo anche il secondo. Ma io dico che abbiamo perso una partita con due tiri in porta. Alla fine abbiamo giocato bene, tutto come ha detto bene lei, 70 minuti, siamo stati sfortunati. Abbiamo una squadra tutta di ragazzini, se voi vedete la distinta, 96, 98, 95, e quindi una piccola distrazione perché si è sentito male, il terzino ha dovuto uscire. Ma non penso che meritavamo 2-0 di perdere. Un Santa Domenica Vittoria che, se, come dice lei, si è rinnovato rispetto agli anni passati con tanti giovani, soprattutto del luogo. Sì, sono tutti ragazzi del luogo. Abbiamo un paio di ragazzini di Foresta che noi diciamo che sono del luogo e poi sono tutti ragazzi di Santa Domenica Vittoria. Abbiamo anche una squadra allievi che stiamo cercando di tirare su per rinnovare. Alla fine noi siamo 800 a Santa Domenica Vittoria. Più di questo non possiamo farlo. Oggi con un pizzico di fortuna potevamo portare a casa un buon risultato, perché il loro portiere ha fatto due parate eccezionali, una sull'1-0 e una prima sullo 0-0, e poi alla fine anche l'arbitro un paio di volte potevamo andare a fischiare, non ci ha dato il vantaggio, qualcuno di loro poteva andare anche fuori, se ne siete accorto, quando ha preso la palla con le mani lui non ci ha dato il vantaggio, ha fischiato la punizione e non l'ha ammonito. Poi alla fine il calcio è questo, chi segna vince, chi segna ha ragione, con i se e con i ma. Al di là di questo scorcio iniziale di campionato, secondo lei questo Santa Domenica Vittoria che torneo potrà fare? No, noi cercheremo di salvarci il più presto possibile, squadra di ragazzini che si possono esaltare ma poi alla fine hai visto la fanno sempre, quindi per noi è importante salvarci il più presto possibile e abbiamo un 5-6 ragazzini degli allievi che abbiamo chiesto l'autorizzazione già alla Lega e cercheremo di farli giocare e maturarli. Di che livello è questo torneo di seconda categoria quest'anno, visto che lei ormai allena da tanto tempo in questi campionati di prima e di seconda? Ma no, io ho visto che è medio, non è un gran livello. Adesso qualche squadra che ha qualche ragazzo un po', che sono, abbiamo giocato con la Lì e ho visto che è una squadra più forte, diciamo, a livello di esperienza, qualche giocatore tipo Crimi, il portiere, qualche altro ragazzo che sono di categoria. Poi le altre, almeno quelli che ho visto io, noi abbiamo perso a Sant'Alfio 2-1 e abbiamo giocato il calcio di rigore, abbiamo vinto a Calatabiano 4-3, perdevamo 3-0, abbiamo vinto 4-3, poi in Novara, invece in Maniaci abbiamo pareggiato in casa, ha una squadra forte veramente, non so, prima o poi doveva uscire, che è giocatore di categoria, ecco.